Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di una nuova linea di prodotti che ho trovato in queste settimane da Lidl. Ci tengo a precisare, per evitare insomma un po' di polemiche legate anche al coronavirus, che non sono stata da Lidl nelle ultime, diciamo, 2 settimane, ma ho acquistato questi prodotti un pochettino prima. Ho deciso però di non girare subito un video haul, appunto, con tutte le novità felce azzurra, ma di aspettare un pochettino anche per darvi una piccola opinione su tutti i prodotti che appunto vedrete in questo video. Questo perché ultimamente, come se sapete, se mi seguite su Instagram, vi lascio il link giù anche nell'info box, io non sto uscendo moltissimo. Comunque, detto tutto questo, iniziamo naturalmente con il tema del video. Ho deciso di farlo in questo periodo perché ho visto che moltissimi di questi prodotti, che naturalmente sono questi della linea Felce Azzurra Bio, oltre a trovarli nei negozi fisici anche da Lidl, si possono trovare anche online. Qui sto vedendo che si possono trovare appunto anche su Amazon. Quindi naturalmente vi lascio il link di tutti i prodotti giù nell'info box. Prima di iniziare con il video, però, volevo farvi vedere un piccolo regalino che ho ricevuto appunto in questi giorni dalla Lalab, che ha ancora le spese di spedizione attive. Ho fatto realizzare per il battesimo di Alessandro questo book, questo libro, con tutte, vedete, le sue foto. È fatto davvero molto bene, in alcune ci sono anche io, i primi selfie che abbiamo fatto insieme. Vi lascio naturalmente anche il link per realizzare un fotolibro con tutte le vostre foto preferite nell'info box e naturalmente anche un codice sconto che potete applicare sul sito della Lalab appunto per avere un ulteriore sconto già sui prezzi molto economici di questi prodotti. Ho qui la mia busta Lidl da cui estrarremo tutti i prodotti Felce Azzurra che ho deciso di acquistare e naturalmente di provare in queste settimane. Ci tenevo perché davvero qui in casa ci stiamo trovando davvero molto bene, un po' con tutta la linea. Ma adesso procediamo con ordine e vi dico in primis tutto ciò che ho trovato nell'espositore. Ho qui ancora il mio scontrino Lidl con tutti i prezzi, ma comunque, come potete immaginare, sono prodotti davvero molto economici. Ci tengo ancora a dire che, essendo una linea bio, contiene ingredienti 100% naturali, quindi tutti i prodotti che vi elencherò in questo video hanno naturalmente un INCI ottimo. Allora, l'espositore Felce Azzurra era posizionato insieme a quello di Garnier e di L'Angelica, appunto con dei prodotti con buon INCI, e nello specifico in questo ho trovato totalmente 4 prodotti e sono il Felce Azzurra Bio sapone liquido con questo packaging, il Felce Azzurra Bio doccia gel, ancora poi il Felce Azzurra Bio intimo pH 4.5 ed infine il Felce Azzurra Bio argan e miele bagno doccia. Io ho deciso di acquistare tutta la linea, anche se devo dire che di questo bagno doccia, oltre ad esserci questa fragranza argan, ho visto che nell'espositore era disponibile lo stesso identico prodotto, ma con la profumazione aloe e limone. Io, adorando appunto questo accostamento argan e miele, ho deciso di acquistarlo in questa fragranza. Partiamo in primis con il Felce Azzurra Bio doccia gel mandorla e cocco. Come appunto tutti i prodotti Felce Azzurra, questo contiene il 98,8% di ingredienti di origine naturale e infatti è privo di SLES, SLS, petrolati, acrilati, siliconi, coloranti, alcol e DTA. E naturalmente, come potete vedere, è un prodotto certificato ICEA. La confezione contiene 250 ml di prodotto e, leggendo l'INCI, è a base soprattutto di acqua, gel d'aloe vera, glicerina, olio di cocco, olio di mandorle dolci. Con questo doccia gel mi sono trovata davvero molto bene, mi è piaciuto tantissimo sia per la profumazione, essendo in gel rispetto naturalmente ad un bagno schiuma normale tenderà a seccare un pochettino la pelle, soprattutto per me che già ho la pelle secca, ho sempre questo problema con i doccia gel, ma
Ragazze, ha un profumo buonissimo, un pochettino frizzantino e assolutamente vi consiglio di provarlo se magari lo trovate appunto nella grande distribuzione. Io oltre a vederlo in vendita da Lidl, l'ho trovato anche da Acqua e Sapone. Poi magari fatemi sapere voi nei commenti se avete provato appunto questo o altri prodotti Felce Azzurra Bio, dove li avete trovati e se vi siete trovate bene o meno. E leggendo nello scontrino ha un prezzo di 1,99 euro. Passiamo ora al secondo prodotto che ho terminato, ossia il bagno doccia. Devo dirvi che il bagno doccia è stato uno dei miei prodotti preferiti, che purtroppo è terminato troppo in fretta, perché questo aveva proprio un profumo buonissimo, una fragranza che mi è piaciuta tantissimo, questo accostamento argano e miele sulla mia pelle, proprio un prodotto azzeccato, perché appunto non me l'ha assolutamente seccata. Come per il prodotto precedente, contiene il 98,8% di ingredienti di origine naturale. Naturalmente questo è certificato ICEA e, come potete vedere, contiene 500 ml di prodotto. Secondo me sia questo che quello all'altra fragranza, ossia aloe vera e limone, sono dei prodotti eccezionali. Mi sono trovata benissimo e ve lo consiglio davvero. Il prezzo del bagno doccia è di 2,99 euro. I prodotti che ho utilizzato di meno sono invece il sapone intimo e naturalmente il sapone liquido. Ho deciso comunque di mettere in doccia e di utilizzarlo in questi giorni come sapone intimo, questo appunto aloe vera e tè verde. Come i prodotti che vi ho menzionato in precedenza, è certificato ICEA, non contiene SLES, SLS, petrolati, eccetera, è rinfrescante e soprattutto è ginecologicamente testato, e questa cosa mi piace moltissimo. La confezione contiene 250 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi e è a base di acqua, gel d'aloe vera bio e naturalmente estratto di tè verde e camelia. Devo dirvi che ha un effetto davvero molto rinfrescante. Il profumo è buonissimo, pare molto la fragranza di tè verde. Devo dirvi che con questo anche mi sono trovata molto bene, ma non solo come sapone intimo, anche come bagnoschiuma, insomma prodotto per il corpo, perché naturalmente non secca moltissimo la pelle. Ed ha un prezzo di 1,99 euro. Infine, un prodotto che sinceramente ho utilizzato solamente una volta è il sapone liquido. Questo conto di utilizzarlo nei prossimi giorni, più che altro di metterlo sul lavandino di modo che possa igienizzare le mani. Come per tutti i prodotti precedenti, non contiene SLES, SLS, petrolati, eccetera. È un prodotto certificato ICEA e ha un inci fatto benissimo, sempre a base di acqua, aloe vera, glicerina. Qui però c'è un bel po' di estratto di limone, quindi è anche, diciamo, rispetto agli altri un pochettino più disinfettante. E secondo me, come prodotto per le mani, soprattutto in questo periodo, non è affatto male. Viene 1,99 euro. Della linea ho trovato anche nell'espositore il sapone, in realtà era proprio una saponetta al prezzo di 1,39 euro. Anche questo è un prodotto biologico, ha un inci ottimo. Io, non utilizzando moltissimo appunto delle vere e proprie saponette, ho deciso di non acquistarla. Naturalmente ci tengo a precisare che in tutti questi prodotti Felce Azzurra, almeno da Lidl, non li ho trovati fra tutti i cosmetici Sien, ma erano in limited edition, quindi sono sicura che nelle prossime settimane o nei prossimi mesi saranno sicuramente riproposti. Comunque ragazzi, con questo è tutto. Vi ricordo come sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina. Vi mando un bacio grande e naturalmente fatemi sapere come sempre nei commenti se avete già acquistato o provato alcuni di questi prodotti, se vi siete trovate bene o meno, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!